Ben ritrovati, oggi il nostro approfondimento è dedicato ai temi del turismo e della politica. Il nostro ospite negli studi di Salerno di 8 Channel, l'ex eurodeputato Alfonso Andria, ex senatore, politico molto attento proprio alle problematiche del turismo, che naturalmente ringraziamo per la disponibilità. Intanto, senatore, partirei proprio dai problemi del turismo in Campania. Negli ultimi tempi, soprattutto in quest'estate, si è registrato un trend positivo soprattutto per quanto riguarda i siti della provincia di Salerno, non soltanto i siti della costiera, ma anche diciamo, i luoghi di storia e diciamo, di cultura che hanno veramente fatto registrare un boom di visitatori. Lei come se lo spiega questo nuovo successo, possiamo dire? Intanto grazie a 8 Channel dell'invito, quindi Grazie ricambio i ringraziamenti. E mi spiego questo fenomeno intanto per l'attrattività della Campania, per il potenziale che esprime e che sta liberando dal punto di vista dell'attrattiva di carattere paesaggistico-ambientale, del patrimonio culturale, anche di iniziative di qualità sul piano dello spettacolo, delle attività culturali. E poi anche per l'impulso che è stato dato a tutto il comparto del patrimonio culturale, sia da parte degli enti locali che da parte del governo centrale. Sto compiendo da qualche mese a questa parte una bellissima esperienza nel Consiglio di amministrazione del Parco archeologico di Paestum, che è stato recentemente, come è noto, dotato di autonomia amministrativa e gestionale con il giovane direttore, l'archeologo tedesco Gabriel Zuchtriegel, che ha saputo dare un grandissimo impulso, e cerco di affiancare questa sua attività, di così offrire qualche spunto ulteriore. Devo dire che, per esempio, a Paestum, giusto per isolare Certo. questo segmento in un territorio così vasto e composito come quello della provincia di Salerno, 5.000 chilometri quadrati, 158 comuni, quindi un territorio veramente immenso, pari forse più a una regione che a una provincia. Certo. Ecco, in quel piccolo segmento, certo, c'è il richiamo fortissimo, irresistibile dell'insediamento archeologico di Paestum e del Museo Archeologico Nazionale, però c'è stato un incremento nel primo semestre dell'anno notevolissimo di arrivi e di presenze di visitatori. E questo vuol dire tanto, vuol dire che poi il Cilento ne può beneficiare. La Costiera Amalfitana di per sé, avendo una più antica tradizione sul piano turistico, è certamente un po' brilla di luce propria, un po' grazie anche all'azione delle amministrazioni locali, sta cercando di spingere ulteriormente. La promozione turistica è una scienza. Non è qualcosa che si estingue o su cui si possa vivere, per così dire, di rendite, addormentandosi sugli allori. Va continuamente rinnovato il messaggio e questo sta funzionando molto bene, grazie anche ad una serie di incentivi che gli enti turistici, parlo in particolare per esperienza diretta, visto che l'ho lasciato da poco, a fine anno sono andato in pensione. L'ente provinciale per il turismo, dove sono stato per lunghi anni, prima dei mandati elettivi alla provincia, prima al Parlamento europeo e poi a quello nazionale dopo, sono rientrato a conclusione di questa esperienza parlamentare, ho fatto gli ultimi 3 anni del mio percorso di lavoro. E l'ente provinciale per il turismo ha fatto moltissimo, sta gestendo anche degli strumenti di promozione molto importanti, soprattutto sotto il profilo del trasporto e quindi della incentivazione al trasporto su ferro, e via mare, proprio per, come dire, accompagnare flussi turistici di visitatori dall'una all'altra costa. E il Cilento, da questo punto di Certo. vista, ne sta molto beneficiando. Senta, senatore, in che cosa secondo lei va migliorata ancora l'offerta turistica in Campania? Perché spesso viene sottolineato che soprattutto le località turistiche del Mezzogiorno siano in ritardo per quanto riguarda ad esempio i servizi. Beh, insomma, indubitabilmente c'è una certa disomogeneità anche lungo la fascia costiera, sia a nord che a sud di Salerno, per restare alla nostra provincia, ma il discorso potrebbe essere moltiplicato, diciamo, esteso alle altre 4 province del territorio regionale. Ci sono quindi zone particolarmente dotate dal punto di vista infrastrutturale, del sistema di accoglienza, di ricettività, di dotazione ricettiva, anche e non soltanto per quantità di posti letto, ma anche per qualità di posti letto e soprattutto per la diversificazione
dell'offerta turistica, del patrimonio ricettivo, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti, però si mantiene uno standard di qualità complessivamente elevato. Ci sono zone che affannano un po', che sono in maggiore ritardo, magari perché hanno avuto un approccio un po' più tardivo con il turismo, però c'è un dato complessivo che riguarda la mobilità sul territorio, la raggiungibilità di queste località, la mobilità da parte dei residenti, tanto per cominciare, quindi questo vale 12 mesi all'anno, e nella stagione turistica piena vale per i forestieri, la raggiungibilità dei territori è fortemente compromessa da una viabilità in parte strutturalmente impervia, data la conformazione geomorfologica del territorio, in parte compromessa ulteriormente da una situazione di dissesti che si sono verificati recentemente, soprattutto recentemente non tanto, insomma, certo, da un paio di anni o tre forse a questa parte, soprattutto nella variante alla statale 18 verso il Cilento, quindi da Pestum verso l'estremo sud della provincia, il che rallenta i tempi di percorrenza, scoraggia tutto sommato anche il visitatore, il quale, sapendo il forestiero di dover impiegare un tempo, qualche volta non dico biblico, ma comunque superiore a quello ordinariamente previsto per raggiungere quella località che eventualmente volentieri sceglierebbe per la propria vacanza, magari cerca di individuare una destinazione differente, più facilmente raggiungibile, al fine di fruire di un periodo effettivo di vacanze e non, certo, diciamo così, sacrificato dal tempo di percorrenza all'andata e al ritorno. Questo vale poi anche per il sistema delle grandi infrastrutture. Ecco, ci sono due infrastrutture per il Salernitano che sono sicuramente strategiche per rilanciare il turismo, e mi riferisco al porto, che ha fatto registrare anche in questa stagione numeri da record. Tuttavia c'è preoccupazione per il futuro rispetto alla fusione con il porto di Napoli. Dall'altra, l'aeroporto, secondo lei che cosa manca per il rilancio effettivamente dell'aeroporto di Ponte Cagnano, e che tipo di rapporto bisognerebbe creare anche con lo scalo di Capo di Chino, secondo lei? Beh, intanto parto dall'aeroporto. Il problema dell'aeroporto di Salerno è un po', diciamo, originario, nel senso che fu costruito con una pista troppo corta e quindi non in grado di accogliere aeromobili di una certa portanza, che evidentemente potessero anche incentivare il traffico aereo e per certo verso anche aumentare il volume di passeggeri per le destinazioni del sud della provincia. Quindi tutto sommato il più penalizzato tra i comprensori della provincia di Salerno resta il Cilento per effetto di questa menomazione dell'aeroporto. Si è tentato l'allungamento della pista, qui ci vorrebbe un intervento energico da parte della Regione all'interno di un sistema aeroportuale che sicuramente non può vedere soltanto Salerno-Ponte Cagnano, Costa d'Amalfi cosiddetto, isolato da un contesto regionale, ma un sistema aeroportuale che addirittura in origine, come forse qualcuno ricorderà, prevedeva un grande aeroporto internazionale che si diceva 10-15 anni fa dovesse essere costruito a Grazzanise. Capo di Chino come punto, diciamo, tradizionale, centrale, ma abbisognevole di un decongestionamento del traffico, e Ponte Cagnano come un appoggio consistente a sud della regione. Poi è venuta meno l'ipotesi di Grazzanise per le ragioni che molti conoscono, e resta Capo di Chino, sempre più congestionato, sempre meglio funzionante ad onor del vero, certo, molto ben funzionante, però certo Capo di Chino avrebbe una vita più facile se avesse un aeroporto di Ponte Cagnano effettivamente funzionante 7 giorni alla settimana, 30 giorni al mese, 12 mesi all'anno, in grado quindi di alleggerire il volume di traffico soprattutto per certe destinazioni. Forse l'intervento da qualche tempo a questa parte di affiancamento della Regione Basilicata potrebbe dare una spinta in questo senso, ma io ritengo che la Regione da questo punto di vista debba fare di più e debba avere un occhio particolare. Così non è invece per il traffico crocieristico via mare.
nel senso che nel 2015 ho un dato che proprio l'ente provinciale per il turismo ha elaborato di recente, abbiamo avuto un volume di traffico croceristico da navi da crociera nell'ordine di 130-135.000 passeggeri, che è un dato significativo e importante se si considera che circa il 30% di quei 130.000 si ferma in città, gira nel centro storico, va a visitare i monumenti, fa shopping, quindi anche la città capoluogo trae un immediato profitto nella piccola economia e nel commercio e nelle attività appunto commerciali da quel traffico croceristico. Noi avevamo come ente provinciale per il turismo attrezzato, cosa che l'ente continua a fare anche ai nostri giorni, sempre un servizio di accoglienza e di assistenza sotto bordo, nel senso che c'è un gazebo con personale specializzato, reclutato dall'ente provinciale per il turismo attraverso una serie di, come dire, anche di filtri, giustamente valutato attentamente prima di essere impiegato per l'accoglienza del pubblico, quindi giovani in possesso di una buona conoscenza delle lingue, di una buona capacità relazionale, e, oltre ai due punti di informazione, gli info point che sono dislocati all'interno della città, a Piazza Ferrovia l'uno e l'altro al centro città, perché sono diciamo nella zona del Teatro Verdi, della Villa Comunale, proprio nelle immediate vicinanze del porto commerciale, certo, dove ci sono gli attracchi per le navi da crociera. Ecco, quindi questo sistema ha funzionato, forse non tutti sanno che questo servizio è apprestato dall'ente provinciale per il turismo di Salerno, ma insomma va dato atto ai colleghi che tra l'altro si trovano in una condizione particolare. Sappiamo che gli enti provinciali per il turismo e le aziende di soggiorno, per effetto di una legge regionale della scorsa legislatura, nel 2014 fu approvata quella legge, dovrebbero essere sciolti. L'organizzazione turistica periferica verrebbe così modificata. A mio giudizio quella legge è sbagliata, nel senso che, certo, depriva il territorio di presidi di riferimento. Ci sarebbe incertezza poi, chiaramente. Incertezza, indeterminatezza, non c'è, certo, diciamo, un immediato impatto con l'utenza da parte del settore pubblico. Forse bene si farebbe a riguardarla quella legge, a modificarla prima di porla in esecuzione. Oltretutto verrebbe mortificato un patrimonio di esperienze, di competenze e di conoscenze che il personale degli enti turistici in Campania, per sparuto che sia dal punto di vista numerico, ha però maturato in questi anni veramente con risultati molto significativi e devo dire anche molto apprezzati. Ecco, lei ha accennato al rapporto con la Regione Campania, quanto è importante per la provincia di Salerno avere un assessore al turismo del Salernitano, anche se non sono mancate le polemiche proprio nelle ultime settimane, avrà seguito lo scontro che si è acceso rispetto ai fondi assegnati ad alcuni eventi, ci sarebbero stati favoritismi, discriminazioni, insomma, intanto qual è la sua valutazione? Ma intanto avere un assessore al turismo che viene da una provincia come quella di Salerno e per la verità dalle aree interne del Salernitano, quindi dal Vallo di Diano, da una zona di particolare pregio sotto il profilo dell'attrattiva monumentale, storico-artistica e ambientale e paesaggistica, parlo di Teggiano particolarmente, l'avvocato Corrado Matera è originario di là, è un punto di vantaggio per la provincia di Salerno, per quanto ovviamente un assessore regionale deve guardare complessivamente agli interessi dell'intero territorio della Campania e cercare di misurare gli interventi accompagnando le vocazioni e anche incoraggiandole. Recentemente c'è stata qualche polemica, probabilmente, ecco, nel merito di questa non entro, dico soltanto che insomma, amministrare è sempre un'arte abbastanza difficile. Ci sono tuttavia, io le conosco quindi neanche posso fingere di ignorarlo, alcune realtà di grande spessore culturale e di valenza artistica veramente pregevole, che sono oltretutto molto ben frequentate e accolte entusiasticamente dal pubblico e hanno alle spalle un percorso molto lungo, durato qualche decennio. Le conosco direttamente per averle accompagnate e incoraggiate a suo tempo, soprattutto nei due mandati di presidenza della provincia di Salerno, e alcune di queste realtà, ahimè, sono state mortificate.
Io penso, e anzi spero, ma comunque potrei dire credo, che ci sia la capacità da parte della Regione di recuperare una parte di queste situazioni e magari reperendo un po' di fondi altrove cercare di non penalizzare queste iniziative che rappresentano per i territori in cui si svolgono, non faccio nomi per non scendere nella esemplificazione concreta, rappresentano, dicevo, per i territori in cui si svolgono dei punti di forza e quei territori molte volte non hanno a disposizione strumenti alternativi per incoraggiare l'economia, per richiamare flussi di presenza in archi stagionali, tra l'altro molto molto esigui, molto ristretti. Ecco, intanto una delle accuse che viene spesso rivolta negli ultimi tempi al governatore De Luca, alla guida della Regione Campania, è quella di dare troppo spazio a Salerno, anche nelle nomine, l'ultima polemica sulle Universiadi del 2019. Secondo lei siamo passati dal napolicentrismo di Caldoro al salernocentrismo di De Luca? Io non so se Caldoro abbia peccato di napolicentrismo. Qualche volta è stato accusato di questo. Devo dire che quella non fu un'amministrazione che brillò particolarmente per iniziativa, quindi è un po' difficile, con la stima personale che gli rinnovo, ma insomma immaginare che si propendesse per una o per l'altra provincia. In questo senso è sempre un errore tirare la coperta da una parte. Un amministratore, come ripeto, vale a maggior ragione per il presidente che è investito di un mandato elettivo e quindi il corpo elettorale ha scelto la sua linea, ha votato quel presidente Vincenzo De Luca, ha espresso anche un orientamento positivo sul programma che ha accompagnato il suo percorso elettorale. E quindi se vale per un assessore, in questo caso, nel caso dell'avvocato Matera, un assessore esterno, immaginiamo se non vale per il presidente. È la necessità quindi di guardare compiutamente e complessivamente alle esigenze del territorio, penso sia inderogabile, ma insomma, conoscendo De Luca abbastanza, ritengo che anche l'attenzione che sta avendo per Napoli, come per le altre tre province campane, oltre che per Salerno, sia più o meno, insomma, pari a quella che ha per Salerno. Certo, ci sono delle fasi del quotidiano, diciamo, della vita di ogni giorno, anche dei periodi stagionali come quello che viviamo, in cui le province che sono più immediatamente ricettive dal punto di vista del traffico turistico vengono maggiormente attenzionate. Le aree interne tuttavia hanno un loro peso, le province di Benevento e di Avellino in modo particolare, ma anche Terra di Lavoro e quindi il Casertano. Insomma, non mi pare di poter rilevare uno squilibrio, diciamo, nella distribuzione delle risorse. Poi c'è tempo, siamo appena a poco più di un anno dall'insediamento della nuova amministrazione regionale e il fatto che poi si scelga qualcuno che ha una competenza particolare e che poi quella persona sia di Salerno o di Napoli o di un'altra delle province campane, questo lascia un po' il tempo che trova, certo. Perché se c'è una risorsa che esprime una competenza specifica, come nel caso di Gianluca Basile, che ha dato buona dimostrazione di sé, misurato, saggiato sul campo, è stato nell'ambito dell'Ateneo Salernitano, sul piano tecnico, perché ha avuto fino a questo momento, fino a che appunto il presidente De Luca non lo ha chiamato ad affiancare il presidente Pasquino per il governo delle Universiadi e quindi ad occuparsi della parte operativa, progettuale, e quindi proprio, progettuale. Certo. Ha dato conto di sé l'ingegner Basile nell'arco di questi anni trascorsi, certo a fianco ad una persona come Pasquino, e ripeto, si ricostituisce il tandem, quindi questo può essere un elemento di affidabilità. Certo. Allora che cosa si dovrebbe dire? Che Pasquino è napoletano, ma come si fa a
a dire che Pasquini è napoletano, lo è, insomma, indubitabilmente, però è stato rettore a Salerno, è un uomo del territorio, è stato presidente del Consiglio Comunale a Napoli, quindi non vale l'appartenenza territoriale, valgono le competenze e naturalmente poi c'è un equilibrio anche da questo punto di vista, ma non è certamente in base alla provenienza territoriale che si attribuisce un incarico. Bisogna guardare ai grandi appuntamenti che abbiamo davanti e quindi scegliere le migliori energie, le migliori risorse su cui puntare e di cui avvalersi. Ecco, una breve battuta rispetto alla città di Salerno che riparte dal governo guidato dal sindaco Napoli, una vittoria netta rispetto ad un centrodestra del tutto inconsistente qui a Salerno. Ma adesso secondo lei qual è la sfida che attende la nuova amministrazione per la città del futuro? Beh, intanto ci sono degli appuntamenti imminenti perché è necessario completare un po' gli organi. E quindi alla ripresa, che ormai non tarderà a venire, la pausa agostana sta per terminare, abbiamo alle spalle il Ferragosto, quindi penso che del resto insomma, il sindaco è in città, insomma, lavora. Io sono stato un suo sostenitore, ho sostenuto alcuni candidati al Consiglio Comunale e mi sembrava convincente la sua proposta, misurata la cifra e il suo modo di rapportarsi ai problemi della comunità, un tono, come dire, di grande dignità, di grande eleganza e misura che però non trascura la dimensione del fare. Quindi voglio dire, queste caratteristiche personalmente le riconosco volentieri a Enzo Napoli. E ora comincia, diciamo, nel vivo la questione. Le elezioni si sono svolte a ridosso dell'estate, è stato un po' tardivo per effetto di quei conteggi un po', diciamo, laboriosi l'insediamento del Consiglio Comunale. Adesso con i primi di settembre si dovrà mettere mano a tutta l'organizzazione della macchina, certo, comunale dal punto di vista del consesso elettivo e delle sue articolazioni. E naturalmente abbiamo davanti i problemi della città, che non sono pochi e che sono ben presenti nell'agenda di lavoro del sindaco. Bisogna anche, come dire, spingere un po' l'amministrazione a occuparsi ancora di più e meglio della città. C'è il pericolo che alcune zone, soprattutto periferiche, vadano verso una sorta di declino, che non siano adeguatamente all'attenzione delle amministrazioni locali, vale per tante realtà urbane, non soltanto per Salerno, quanto quelle più centrali. Ecco, un maggiore equilibrio da questo punto di vista, e vedo che il sindaco sta cercando di destinare attenzione a queste zone. Leggiamo spesso anche dalla stampa che molto frequentemente si porta nei territori quando gli viene segnalata qualcosa. Questo segno è sicuramente indicativo non solo di una sensibilità di cui personalmente non ho mai dubitato, ma anche di quella attitudine al fare che è quello che occorre. Una città va governata, va amministrata, va anche, diciamo, tenuta in considerazione fino al contatto interpersonale con gli elettori, con il corpo elettorale, ma con i cittadini soprattutto, perché il ruolo dei cittadini è assolutamente centrale, quindi una maggiore partecipazione da parte dei cittadini forse può essere anche un modo per caratterizzare diversamente questa amministrazione, cogliendo dal passato tutto il positivo che c'è, ma anche imprimendo quella cifra di originalità, quel tocco, come dire, personale nella guida che effettivamente, insomma, non guasterebbe e che io mi aspetto da una figura politica della esperienza del sindaco Napoli. Bene, grazie al senatore Alfonso Andrea che ci ha concesso questa interessante intervista negli studi di Salerno di 8 Channel. Grazie in regia a Paolo Romano e quanti chiaramente ci hanno seguito. Buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.